Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Va in onda il secondo tempo dell'incontro di calcio Meritese-Lazzaro, valevole per il campionato di seconda categoria Girone F Calabria. Risultato del primo tempo 0-0. Formazioni annunziate nella prima frazione di gioco: Meritese-Idà, Calabro-Trapani, Verducci-Spanò e Laganà, Pansera-Candido, Zaccone-Nunnari e Minicucci. A disposizione del mister Barilla, Ida secondo, Barreca, Ida terzo, Maroff, Orlando e Surace. Lazzaro, Arecchio, Palamara, Lionte, Barilla, Stillittano, Polimeni, Del Popolo, Fischietti, Triscari, Ripepi, Barbaro e Marciano. A disposizione del trainer Battaglia, Lo Giudice, Araniti, Cotroneo, Riggio, Evoli e Pellicano. C'è stata già una sostituzione nelle file del Lazzaro con l'ingresso del numero 17 Evoli in sostituzione del bomber Ripepi, rimasto infortunato, pare stiramento o contrattura. Domanda da un milione di dollari: quale sarà il secondo tempo di questa partita? Che tema avremo, ovvero che problema avrà la Meritese alla ricerca del bandolo della matassa per risolvere questo match assai importante, ma altrettanto può dirsi dell'Lazzaro. Intanto attacca subito con questo calcio d'angolo. È arrivato in spaccata, ma ha mandato la palla alta sopra la trasversale. Calabro. Pare che la Meritese abbia tutta la buona intenzione di ritrovare gioco mordente e grinta. Staremo a vedere. Palla che si impenna, la insegue Minicucci, la domestica, cerca di scambiarla con Nunnari, non si intendono i due, può partire il contropiede ospite, manovra Marciano, intercetta Trapani, riesce a tenere il pallone in gioco. Questi è Laganà, palla in zona morta, evidentemente il raccordo fra il centrocampo e le punte lascia un po' a desiderare nelle file della Meritese. Funziona bene invece quello della Lazzaro. Un lancio per Nunnari. Nunnari entra in area, palla sul sinistro, tiro, rete, ha segnato Nunnari e solo lui poteva sbloccare. Azione tutta di prima, triangolazione verticale vertiginosa. E Nunnari è riuscito a superare il suo diretto avversario, è entrato in aria, sull'uscita del portiere è riuscito a tenere la sfera bassa a filo d'erba. Quattro minuti nella ripresa, Meritese 1 Lazzaro 0, autore del gol, manco a dirlo, il golden boy del calcio locale, Giulio Nunnari. Dopo triangolazione perfetta alla quale hanno partecipato i vari Pansera, Zaccone, Minicucci,
Eccolo ancora Pansera. Palla svirgolata per Zaccone. Dialoga con Nunnari, si ostacola una vicenda, ma non ne approfitta Nunnari. Misticcio tra Lionte, Palamara e Barillà. Si era fatto minaccioso Barbaro, ma la difesa meritese ha sbrogliato bene. Questi è Bruno Pansera col suo sinistro. Si diceva di una Melitese più decisa, più volitiva, più battagliera, più determinata e concentrata. Attenzione, Minicucci, cross al centro, tiro in rete, ha segnato Zaccone. Sesto minuto del secondo tempo, è Lazzaro che è crollato di schianto sotto i colpi di una Melitese completamente trasformata rispetto alla prima frazione di gioco, più determinata, più concentrata, più volitiva. Decisa a fare sua la partita, a intascare l'intera posta in palio, e cioè i tre punti super preziosi per la sua classifica. C'è un tiro cross sul quale si accartoccia poi Ida. Ecco un giocatore che possiamo dirlo ha fatto la differenza, almeno in cabina di regia. Si tratta di Bruno Pansera. Intanto attacca il Lazzaro, intercetta Candito, perfezione Minicucci con questo lancio verso Zaccone, solo davanti al portiere, al momento del tiro però Barillà gli soffia il pallone, ma insiste ancora la Melitese con Minicucci, Candito, Nunnari. Salta un avversario, finta e doppia finta, ha davanti a sé, questi è Laganà, allarga per Calabro, un tiro cross viene pizzicato tra virgolette in posizione di offside, mentre mister Malaspina richiama l'attenzione dell'arbitro perché sta per entrare in campo Orlando. Viene richiamato in panchina Bruno Pansera, che ha svolto egregiamente il suo compito, quello di creare una serie di palle gol. Gioco è fermo, calcio piazzato, anzi no, palla che viene squadellata. Comunque il Bontonne
il fair play e il galateo regnano sovrani fino a questo momento. È una partita aperta, leale e sincera, non ci sono screzi di sorta, tranne il singolo fallo che si può stare, fallo di gioco. Orlando, il nuovo entrato, dialoga con Spanò. Candido, Orlando, Spanò, Laganà. Trapani, Laganà. Questi è Ciccio Candido, capitano della formazione locale. Subisce fallo Minicucci. Punizione accordata e battuta, Orlando. Minicucci, palla sul sinistro, Scodella. Non è riuscito a tenere il pallone in gioco Giulio Nunnari. Riceve palla Verducci, scambia con Candido. Uno strano passaggio all'indietro dell'enfant prodigio del calcio locale Giulio Nunnari, autore del primo gol che porta il suo bottino a quota 14 reti in questo campionato. Secondo noi, secondo i nostri calcoli, sono 15 i gol segnati da Giulio Nunnari. E non quelli riportati da qualche giornale cartaceo. Del Popolo non riesce l'intervento di Zaccone, riesce invece quello di Laganà. Questi è Minicucci. Si smarca e riceve Trapani, lancio per Zaccone, innesta il turbo, entra in area, finta e doppia finta, non abbocca il suo angelo custode, anzi Zaccone commette fallo e si becca un cartellino giallo, così è infatti. Sono 5 cartellini gialli per una partita tranquilla, intanto questo è il momento del cambio delle gomme. Esce Del Popolo Fischietti ed entra Reggio, anzi Riggio. Tenta di recuperare il risultato di Lazzaro mandando in campo Riggio. Un golletto per rientrare in partita. Svirgola Trapani, il nuovo entrato Riggio. Lazzaro che si rende minaccioso con questo lancio a beneficio di Evoli. Incespica sul pallone Evoli, si può proseguire. Lazzaro in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, nel tentativo di riaprire il match, portarsi sul 2-1.
C'è un lancio, attenzione, Nunna risola davanti al portiere. E francamente. Ci era sembrato in posizione regolare. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Punizione già battuta, Lazzaro in avanti. Aggancia Zaccone, questo è Menicucci. Ha tre avversari addosso. Manovra Candido. Attenzione Trapani, entra in area, palla sul sinistro, cross, svirgola un difensore ma non è reattivo. Nunnari a buon gioco. Si avventura in un dribbling e gli va bene. Stillittano. Tutto regolare per l'arbitro. Giulio Nunnari. C'è un lancio per Orlando. Deve uscire di petto il portiere. Punizione per il Lazzaro, la partita non è finita, anzi c'è stato un tiro cross. Che la dice tutta sulla volontà del Lazzaro di riaprire il match, portarsi sul 2-1 per poi catapultarsi alla ricerca del pareggio. Il colpo di testa di Nunnari, l'uscita del portiere. Sbroglia bene questa volta Arecchio. Che sta sudando parecchio. Almeno nel secondo tempo, mentre nel primo ha potuto gestire l'ordinaria amministrazione. Rimessa laterale. Sta dirigendo bene a nostro avviso il signor Sapienza di Reggio Calabria. Se si esclude quel fallo, ci riferiamo al rigore reclamato da Lazzaro, che ci poteva stare, ma e stavolta l'arbitro ha tutta la buona intenzione di contare 9 metri e ci riesce, perché secondo noi stavolta ci sono tutti. Munizione per il Lazzaro, tiro, il tiro era abbastanza angolato ma il portiere era ben piazzato. Candido, Orlando, Spanò. Gioca più tranquilla la Menetese avendo il risultato al sicuro. Zaccone converge al centro, Zaccone, c'è una deviazione e sarà calcio d'angolo. Si diceva della Menetese che è riuscita a sbloccare per merito dell'enfant terrible
del calcio locale Giulio Nunneri, poi ha raddoppiato Zaccone, bella azione tutta di prima, triangolazione veloce, verticalizzazione ubriacante e gol del centrattacco, che tutto di prima ha mandato il pallone appena appena intercettato dal portiere in fondo al sacco. Insiste in avanti Lazzaro. Ci crede il Lazzaro. Sta mettendo sotto pressione la formazione di casa alla ricerca del gol del 2-1 per rientrare in partita. Orlando, Trapani, un lancio in avanti di Trapani, fallo laterale, già battuto, ancora Zaccone, Minicucci, Orlando, va al tiro Orlando, senza pretese, tiro di alleggerimento. Lazzaro ha giocato una bella partita nel primo tempo, ma nel secondo sa farsi rispettare, più di una volta si è reso pericoloso e si espone ai contropiedi naturalmente dei velocisti come Zaccone in possesso di palla. Ciccio Candito, Nunneri, perde palla, Minicucci, Verducci, palla che spiove dalla parte di Zaccone, va in presa aerea Arecchio, porta il pallone a spasso, e finalmente di collopiede lo spedisce oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa di Trapani, non riesce a tenere in gioco il pallone Zaccone, si impossessa della sfera Palamara, c'è una punizione sulla quale non sono d'accordo i giocatori del Meletese, punizione battuta, ma c'è un fischio arbitrale. Intanto completa il suo trittico il Lazzaro, si ritira Palamara, al suo posto Araniti. Dunque il cambio delle gomme, quindi l'ingresso delle Bridgestone, Firestone, Kleber, Dunlop, quindi gomme da sole, quindi cambio delle gomme da pioggia, pit stop completato, mentre la Meletese ancora ha l'opportunità di mandare in campo altri due giocatori. Questi è Zaccone, Nunnari, un lancio per Minicucci, attenzione,
ma non siamo del tutto convinti su questo fischio arbitrale, però non pretendiamo mai di sostituirci al direttore di gara. Attenzione, due giocatori contemporaneamente a terra, ferma il gioco l'arbitro, 25 minuti e 30 secondi nella ripresa, Melitese 2, Lazzaro 0, i gol tutti nel secondo tempo, al quarto apre le danze, apre le marcature Nunnari, raddoppia Zaccone e siamo sul 2-0, ma il match naturalmente non è finito, come tutti sanno. Basterebbe un golletto per riaprire tutto. Il Lazzaro ci sta provando, ha disputato un grosso primo tempo e avrebbe meritato sicuramente il vantaggio, questa è la nostra opinione, alla quale non abbiamo mai rinunciato né rinunceremo mai, giusto o sbagliata che sia, e non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Il gioco è fermo, 26 e 30 nella ripresa, Melitese 2 alla 0-0, gol di Nunnari a Zaccone. È rimasto infortunato Laganà. Prova a rialzarsi. Prova a stringere i denti e bisogna capire se si tratta di stiramento o strappo. Sta di fatto che la panchina stia ricorrendo ad una sostituzione. Ancora due possibilità. Si scalda con il numero 15 Vincenzo Ida, non ce la fa, il difensore locale a rientrare, bisognerà capire se l'entità dell'infortunio. Contrattura, stiramento, strappo. La Melitese intanto ha mandato in campo con il numero 15 Vincenzo Ida. C'è un altro Ida in panchina, Angelo. I giocatori hanno speso parecchia birra di quella che avevano in corpo nel primo tempo e anche nel secondo. Abbiamo superato il 70° minuto. Ecco il nuovo entrato Ida. Passaggio per Minicucci. Verso, bellissimo cross al centro di Nunnari. Minicucci, Zaccone, ancora Nunnari, finta e doppia finta. Pretendeva il calcio di rigore che non c'è naturalmente e non c'è per l'arbitro ma nemmeno per noi.
siedete, arbitro! Si avventura in un passaggio pericoloso, gli va bene. Questi è Verducci. Un preciso assist. Si fa sorprendere Sua Maestà, l'enfant prodige nel calcio locale, Giulio Nunnari. Questi è Zaccone, ancora Nunnari, entra in aria solo davanti al portiere, cerca di superarlo, non abbocca l'uomo ragno Lazzarino. Un fallo su Francesco Candido, capitano della formazione locale, e punizione per la Meretese. Trentesimo della ripresa, 2-0 per la Meretese, ma c'è ancora un ottimo quarto d'ora circa per poter riaprire il match e rientrare in partita. Il Lazzaro ce la sta mettendo tutta, ha tutte le buone intenzioni, la buona volontà, ma bisogna considerare anche che la lucidità non può essere quella del primo tempo e i riflessi si procura un calcio piazzato il Lazzaro. Punizione già battuta, ma da posizione irregolare, e vedete che l'arbitro va a contare quasi ci avesse sentito 9 metri e anche di più rispetto ai 6-7 del primo tempo. Parte il tiro. Da dimenticare che passa abbondantemente ai lati della porta difesa da Ida. Elegantemente Francesco Candido rimane dolorante a terra, un giocatore del Lazzaro, non sappiamo se è afflitto da crampi o che cosa, forse ha ricevuto una botta. La rimessa è, se la contendono i due numeri 4, e cioè Barilla, Giuseppe Barilla e Verducci. L'arbitro ha indicato che la rimessa debba essere a favore della Meretese, già battuta, Minicucci, questo è Candido, attenzione, cross, rete, doppietta di Nunnari su preciso assist di Orlando, ha combinato tutto Sua Maestà Ciccio Candido, capitano, signore e padrone del centrocampo. E siamo sul 3-0, doppietta di Nunnari e gol di Zaccone. Così è il pallone, il Lazzaro ha avuto 4 palle gol nel primo tempo e non ne ha messe dentro nemmeno una. La Meretese nella ripresa viceversa ha avuto 3 palle gol e le ha messe tutte dentro. Questo è il pallone. Nunnari, Minicucci, tiro, parata del portiere, si sgranocchia un gol fatto Speedy Gonzales alias Claudio Minicucci. Meretese vicinissima al gol del 4 a
a 0, un punteggio estremamente punitivo se si considera che il Lazzaro nel primo tempo è stato l'unico vero padrone e signore della partita. Purtroppo, come tutti sanno, con i se e con i ma non si è mai fatta la storia del pallone del calcio, né si farà mai. Ora fa melina la Meldese, imperversa Minicucci, non può raggiungere questo pallone stavolta Orlando, il servizio era di Minicucci. Aggancia Trapani, questi è capitan Candido, Minicucci, lancio per Nunnari, e Nunnari entra in area e mette il pallone in fondo al sacco, ma cioè quasi in fondo al sacco, diciamo che supera la trasversale, ma in ogni caso non si tratterebbe di gol annullato perché l'arbitro aveva fischiato in precedenza. Però la Meretese ormai dilaga, ogni palla può essere quella buona per essere scaraventata in fondo al sacco. Il Lazzaro fa quello che può, ma intanto un altro di là, Angelo si prepara a giocarsi questi 15 minuti che mancano più o meno alla fine del match. Trentaseiesimo della ripresa, 3-0, doppietta di Nunnari e gol di Zaccone, abbandona Verdugi, maratoneta motorino della formazione locale che ha macinato chilometri su chilometri. Certamente uno degli elementi più importanti di questa scacchiera. Minicucci. Va ad abbracciare l'avversario Ciccio Candido, giocatore di una correttezza unica, sempre pronto e sempre disponibile a stringere la mano all'avversario, lo fa per prima. Spalla a spalla finché viene steso e l'arbitro decreta un calcio piazzato già battuto. Orlando gli dà, Orlando porta a spasso il pallone, lo cede a Calabro e da questi a Trapani, se ne va sul settore di sinistra. Trapani si incaponisce nel dribbling ma riesce solamente a portarsi il pallone oltre la linea dell'out, non è dello stesso avviso ma l'arbitro rimane irremovibile. Pallone di prima, innesta il turbo Zaccone, va al tiro Zaccone, è un passaggio telefonato, un tiro telefonato come si dice.
I rifornimenti non sono precisi. In possesso di palla Candido Nunnari. Il gioco è fermo e Nunnari mette il pallone in fallo laterale. Per consentire all'arbitro di andare a verificare, c'è il laterale a sostegno Barillà a terra sulla tre quarti, accorre il massaggiatore, accorre e vedete che Barillà si avvia verso, si disseta anche l'arbitro che non è male. È un atleta come gli altri, ha diritto anche lui. Volano le bottigliette, non c'è nulla da chiedere più a questo match. Abbiamo superato il 41esimo, 3-0, doppietta di Nunnari e gol di Zaccone. Primo tempo a favore dell'Azzaro, che ha costruito 4 palle gol e non ha concretizzato nemmeno una. 4 sono anche le palle gol concretizzate, costruite dalla Meritese, di cui 3 messe in fondo al sacco, 2 di Nunnari e 1 di Zaccone. Attenzione, Orlando. Orlando si sgranocchia, un gol fatto con la porta quasi sguarnita, è riuscito a mandare la palla sopra la trasversale, ma come abbiamo detto sarebbe stato oltremodo punitivo. Per il generoso Lazzaro che fino all'ultimo, vedete, si proietta in avanti alla ricerca del gol della bandiera. Punizione per gli ospiti, 42 e 43 secondi, ormai manca solo una manciata di minuti alla fine del match. La Meritese dopo un primo tempo abulico, Meritese irriconoscibile, apatica, svogliata, nella ripresa è riuscita a trovare il bandolo della matassa con il suo uomo più rappresentativo, e cioè con il pibe d'oro del calcio meritese, Giulio Nunnari. Poi ci ha pensato Usain Bolt, Vincenzo Zaccone a raddoppiare e lo stesso Nunnari a triplicare. E ora il Lazzaro è riuscito a sgranocchiarsi il gol della bandiera. Diciamo che la difesa meritese ha calato la saracinesca insieme al portiere e sono riusciti l'uno e l'altro, la difesa e il portiere, e ha colpito un palo, attenzione, ha colpito un palo il Lazzaro, si è reso ancora una volta pericoloso, quindi queste 3 palle gol si vanno a unire alle 4 del primo tempo, e quando una squadra costruisce 7 palle gol e non mette nemmeno una dentro vuol dire che qualche cosa ci sia che non funzioni, forse la fortuna.
Lazzaro che generosamente si spinge in avanti alla ricerca del gol della bandiera, incespica sul pallone, perde palla Orlando, Calabro, Ida, Nunnari di prima, non si chiude il triangolo per il provvidenziale intervento di Araniti. Non ci sono problemi per Ida, accorre e riceve Orlando, Zaccone, Zaccone, attenzione, se ne va, entra in area, palla per Minicucci, ancora Minicucci, si libera dei due avversari, riesce ad agganciare, se si potesse dire, col laccio, con i lacci delle scarpe. Spano, Ida, Calabro, Spano, Candido, Ida, Calabro, Ida, Spano, Fammelina ora la Veletese, col... c'è un buco colossale. Il match è finito, siamo in zona Cesarini, abbiamo già detto abbondantemente come il Lazzaro abbia costruito almeno 7 palle gol in tutto l'arco dei 90 minuti. E purtroppo non è riuscito a mettere in fondo al sacco nemmeno una delle palle gol capitate sui piedi. Minicucci, palla per Nunnari, solo davanti al portiere, parata del portiere, Minicucci e sfiora il montante. Meritese vicino al quarto gol con i suoi bombardieri e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Meritese batte Lazzaro 3-0, al quarto del secondo tempo Nunnari, al sesto Zaccone e al 33esimo ancora Nunnari. Ha diretto il signor Sapienza di Reggio Calabria, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale e cioè al regista Bruno Taverna. Siamo in compagnia di Nino Nocera, uno dei più grandi giocatori del dilettantismo calabrese quando militava nelle file del grande Lazzaro. Nel gioco del pallone vince chi segna, il Lazzaro ha avuto 7 palle gol, 4 nel primo tempo, 3 nel secondo, un rigore non concesso e un palo interno. Ma non c'è nulla da dire, la Meritese ha meritato la vittoria a prescindere dai gol che abbiamo sbagliato, comunque una squadra nettamente più forte e la classifica lo conferma, per cui non ci sono scuse, la Meritese ha vinto meritatamente perché è una gran bella squadra e quindi complimenti a loro. È riuscito però a sbloccare il risultato soltanto nella ripresa. No, non cambia, avrebbe vinto ugualmente perché onestamente aveva più gamba, riusciva a tenere meglio il campo, per cui non ci sono scuse per i dati. Alcuni spettatori hanno detto ma questa classifica del Lazzaro è bugiarda per quello che si vede sul campo.
Bah, io non credo, certo, noi come squadra non siamo male, sicuramente ci mancano le gambe, ecco, questo probabilmente sì, però alla fine i punti che abbiamo alla fine sono quelli e non c'è nulla da dire, alla fine la classifica non mente mai, quindi se noi abbiamo 6 punti è perché meritiamo 6 punti e quindi sicuramente ci dobbiamo rimboccare le maniche già da domenica, non fare punti anche in casa con qualsiasi squadra. Nel pallone, non solo in quello, non si vive di gloria e di allori, bisogna rimboccarsi le maniche e partire da capo. Il Lazzaro l'ha fatto, dopo i giorni della gloria nel campionato di promozione è scomparso e poi è risorto dalle sue stesse ceneri come l'Arab Fenice. Ma guarda, è effettivamente così, ora quest'anno abbiamo un unico obiettivo noi, cercare di confermarci in questo campionato, quindi ora ci rimangono ancora tante partite, finora abbiamo affrontato nel girone di ritorno le squadre più forti del campionato, quindi l'Archi e la Melitese, quindi ora domenica abbiamo la Scillese in casa, dopo dovremo avere un calendario sicuramente molto più agevole, quindi speriamo un attimino in queste partite di cominciare a fare punti. Lazzaro non gioca più nel vecchio campo sotto binario, ma nel nuovo campo dietro il cimitero. Sì, già sono diversi anni che noi utilizziamo quell'impianto lì, un impianto veramente molto bello, anche se in terra battuta, però un impianto veramente all'altezza. Il campo intitolato, mi pare, a un Nocera. Sì, esattamente, è intitolato a mio zio che è stato, diciamo, uno dei dirigenti della prima ora della squadra del calcio a Lazzaro. Anche se l'anima del Lazzaro è stato per anni Sciau. Sì, anche lui, il fratello. È contento Salvatore Idà del gioco o del risultato? Del gioco, il primo tempo onestamente eravamo un po' imballati dopo le prestazioni ultime con la quale abbiamo sofferto tantissimo, la squadra era un pochettino come succede in qualche periodo, a noi succede sempre nel periodo a cavallo del dicembre-gennaio. Oggi i primi 40 minuti la fretta di andare in vantaggio subito ci ha portati un attimino a fare degli errori che magari alcuni giocatori non dovevano fare, però poi il secondo tempo il mister ha saputo dare le direttive giuste, i ragazzi hanno capito che potevano farcela e infatti abbiamo visto una buona Melitese il secondo tempo. Certo noi siamo rammaricati per le ultime prestazioni che abbiamo avuto perché potevamo essere lassù in cima insieme all'Archi e al Regium, visto gli ultimi risultati che hanno avuto queste due squadre. E certo, potevamo fare ancora di più, sapevamo che c'erano, compresa quella col Borgo che io la reputo come una partita in casa, essendo un derby, avevamo queste 4 partite, pensavamo di fare 12 punti. Su 12 punti ne abbiamo fatti 7, ne abbiamo persi 5, banalmente dico io, ma non tanto per i 3 punti con la penultima squadra che abbiamo giocato, ma soprattutto col Borgo al 100esimo, perdere una partita, pareggiare una partita del genere, poi è sembrato un po' come aver perso alla fine. Però oggi siamo contenti anche della prestazione del secondo tempo, ancora dobbiamo migliorare, alcuni giocatori ce li abbiamo ancora acciaccati, Claudio corre, Claudio Di Cante, Peppe è uscito per infortunio, cercheremo di recuperare al meglio tutte le forze per questo rush finale che, come abbiamo detto sì dall'inizio, cerchiamo di portare avanti questa categoria, di salire in prima, se magari non direttamente perché a questo punto non so se è difficile o facile, vediamo un po' le squadre quelle che faranno tra oggi e domani, però cerchiamo di entrare nei play-off che credo meritiamo, anche perché fino a 2 partite fa abbiamo giocato discretamente. Speriamo che la mala sorte non ci porti ancora ulteriori svantaggi. E un grazie naturalmente a tutti i miei collaboratori, i miei giocatori, i dirigenti tutti che ci stiamo sacrificando per dare veramente il massimo, ripeto, per dare un qualcosa in più a questo paese perché lo merita. C'è spazio anche per i giovani, Idà primo, Idà secondo, Idà terzo. Oggi mi hanno un po' fatto lo spottò in panchina perché ho detto oggi è la squadra degli Idà,
Oggi ha fatto una bella prestazione anche mio figlio, che anche se alle volte ci fa venire l'affanno al cuore, perché lo reputano un kamikaze, però oggi ha fatto una bella prestazione, ma non solo mio figlio, hanno fatto tutti. Chi è entrato ha dato il massimo, perché è questo che vuole il mister. Qua non c'è nessuno che si sente titolare o panchinaro. Siamo 18, 22, 23, quanti siamo tutti uniti per la stessa causa, che cercheremo di portare avanti fino all'ultima partita. Grazie a voi dell'intervista. Meritese Lazzaro 3-0, la parola al trainer di casa Silvio Malaspina. Sì, 3-0 è stata una partita però molto combattuta. Nel primo tempo loro hanno avuto due buone occasioni, occasioni pericolose, non siamo entrati concentrati in campo e si è visto. Anche noi nel primo tempo ne abbiamo avute, però abbiamo visto che Lazzaro è un'ottima squadra, una buona squadra, ecco. Quindi la partita, cioè una partita importante, un banco di prova attendibile. Sì, sì, molto attendibile. Per noi che venivamo da un periodo così, abbiamo pagato nel mese di gennaio le vacanze, vuol dire, perché alla fine ci siamo allenati poco, non abbiamo dato quello che potevamo. Ora cercheremo di raccogliere un pochettino quello che abbiamo seminato nel mese di gennaio. Appunto, questo è l'obiettivo della Meritese, è sempre quello della griglia dei playoff. Sì, l'obiettivo è sempre i playoff. Noi guardiamo sempre quelli davanti perché li vogliamo prendere. Come ho detto prima, veniamo da un brutto periodo dove abbiamo perso un po' di contatto con la vetta, però ce la metteremo tutta per riprenderli, ecco. Che cosa è successo negli spogliatoi? La Meritese si è trasformata? Sì, ci siamo guardati in faccia tutti quanti, anche perché noi abbiamo giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Si sono resi conto i ragazzi stessi che non stavano dando quello che potevano, quello che possono dare, perché abbiamo dei giocatori di un'elevata caratura tecnica. Ci siamo guardati in faccia e siamo entrati con un piglio diverso nel secondo tempo e i risultati sono visti, perché il secondo tempo è stato a senso unico, ecco. Monologo, sì, anche sì. Se loro si sono resi pericolosi. Sì, ma nel secondo tempo qualche azione pericolosa. Ma prossimo turno? Sul risultato acquisito, il prossimo turno andiamo a Reggio contro la Ludos, un'ottima squadra, e lì dobbiamo fare una grande prova per portare a casa un risultato positivo. Anche perché è una delle candidate alla griglia. Sì, sì, ma sicuramente è una delle candidate, voglio dire, non ci sono dubbi su questo. È a pochi punti da noi, quindi siamo tutti là. Ora i punti valgono doppio, ecco, noi dobbiamo fare di tutto per non perdere altri punti.